Portale del Verde, ben ritrovati. Oggi siamo qui presso il Peraga Garden Center alle porte di Torino e vi presentiamo questa bella pianta. Si chiama Anigozanthus, ma a presentarvela sarà Francesca Vernile, la nostra esperta. Eccoci qui Francesca, cosa ci può dire di questa bella pianta? Allora, questo è un Anigozanthus, chiamata anche zampe di canguro, e lo possiamo capire dalla forma del fiore, che soprattutto è coperto da questa peluria che può appunto ricordare la pelliccia del canguro. Poi perché proprio il canguro? Perché è una pianta originaria proprio dell'Australia, e Australia sud-occidentale, fa parte di quell'ambiente australiano dove magari spesso gli incendi permettono poi alle piante di riprodursi, perché si sono evolute proprio in queste condizioni, per cui dopo un incendio i semi si schiudono e possono dar vita a nuove piante. Lei è una pianta rizomatosa, quindi ha un... Spieghiamolo per i nostri amici cosa vuol dire. Una sorta di bulbo, non è un bulbo ma è un rizoma appunto, cioè una parte carnosa al di sotto del terreno, e quindi ha questa riserva di nutrimento al di sotto del terreno. È una pianta sempreverde o semidecidua, quindi comunque dipende anche un po' dal clima, diciamo, perché in climi particolarmente caldi rimane sempreverde, in climi un po' più freddi perde il fogliame, ma attenzione, non troppo freddi, perché chiaramente non li tollera. Venendo da ambienti caldi rischiamo di farla morire. Possiamo quindi ripararla in casa oppure appunto tenerla in una condizione riparata e farla svernare in questo ambiente. Che dimensioni può raggiungere? È più o meno queste, ecco. Cresce, diciamo che si allarga, fa questo cespuglietto, le spighe magari possono essere un po' più alte, gli steli florali, però non è una pianta enorme. Diciamo che è un po' assimilabile ad una nostra bulbosa, un nostro, iris, comunque ecco, più o meno quello è il gruppo di appartenenza. Che altro possiamo dire? Terreno ben drenato, assolutamente ben drenato, altrimenti il rizoma marcisce e perdiamo completamente. E le colorazioni, vedo che qui ci sono più sul rosso e qui invece più sul giallo arancione, giusto? Sì, perché poi le colorazioni sono diverse e soprattutto sono stati fatti numerosi ibridi, quindi abbiamo anche piante magari un po' più piccole, piante un po' più grandi e diversi tipi di colorazione. Poi vediamo che il fiore si apre, eccolo qui. Eccolo qui. Vediamo che lo mettiamo un po' a fuoco adesso, se riusciamo. Eccolo qua. Questo è il fiore. Questa campanellina con questi stami. Bellissimo. Molto delicato. Adesso lo inquadriamo ancora meglio. Guardate che bello che è. È veramente una perfezione. La fioritura è adesso, quindi tarda primavera, estate. Però comunque il fiore, diciamo, che si mantiene a lungo sulla pianta. Quindi è una pianta comunque, se vogliamo, anche generosa. Anche generosa, e possiamo anche utilizzarlo come fiore deciso. Perfetto, perciò dura anche in vaso? Dura anche in vaso, sì. Benissimo, ringraziamo Francesca Vernile, vi invitiamo sempre a mettere un bel pollice all'insù e soprattutto iscrivervi al nostro canale se già non l'avete fatto. Ciao, al prossimo video!